Olimpiadi di Londra, quinto posto, Brasile, secondo posto, e a Tokyo? A Tokyo vedremo, ovviamente il sogno sarebbe il primo, però è un percorso lungo sia di qualificazione che poi lì al torneo. Noi l'impegno ce lo stiamo mettendo tutto, stiamo cercando di fare le cose al meglio e vediamo se riusciremo a portare a termine questo grande sogno. Mancano 2 anni, come si vive? Beh, mancano 2 anni, però è iniziato il percorso di qualificazione, quindi da adesso in poi il tempo vola e stiamo cercando di mettere a punto tutto ciò che ci servirà poi in campo e niente, cercando di ottenere questa qualificazione il prima possibile. Lei ha partecipato all'incontro, al convegno sulle difficoltà che diventano opportunità, come mai? Beh, è stato, mi ha portato qui all'Aquila la mia amicizia con Rocco Bruni, che era tra i relatori, però essere qui all'Aquila, parlare di difficoltà è sicuramente stato più importante per me, sono riuscito ad apprendere più io di quanto probabilmente sono riuscito a dare, perché comunque è una popolazione che è riuscita a superare un momento così di difficoltà come può essere quello di un terremoto, sicuramente non ha poco da imparare dalle semplici difficoltà che incontra uno sportivo. E lei come le supera? Io cerco innanzitutto di accettarle e da lì cercare di trovare delle strategie, dei percorsi per cercare non solo di superare ma cercare di migliorare grazie a questa difficoltà.